Buonasera a tutte e a tutti. Sono molto felice di introdurre oggi questo seminario sulla cura, che è il primo seminario tematico che nasce all'interno di questo splendido festival sui saperi e le pratiche delle donne, organizzato dal Centro di Documentazione e Cultura delle Donne in collaborazione col Centro Interdipartimentale di Studi sulle Culture di Genere dell'Università di Bari. Brevemente, per chi fosse qui alla sua prima volta, il Centro di Documentazione e Cultura delle Donne ha una lunga storia, è attivo dagli anni Ottanta ed è nato dal desiderio di diffondere i saperi e la cultura di genere attraverso la promozione di una serie di iniziative, di eventi, di congressi, di mostre che hanno luogo principalmente in città e che hanno appunto lo scopo quello di diffondere i saperi legati alla differenza sessuale. In questo festival è alla seconda edizione e quest'anno è dedicato a Carla Lonzi, per questo porta il segno di Carla Lonzi, che era una filosofa femminista, critica d'arte, fondatrice del gruppo milanese Rivolta Femminile. La ragione per cui si è pensato di incidere il festival col segno di Carla Lonzi è perché in realtà è una di quelle figure che deve emergere, che deve darci la possibilità di essere riletta, perché i suoi scritti, e parlo in particolare, discutiamo su Hegel, la donna vaginale e la donna clitoridea, Taci anzi parla, vai pure, hanno introdotto il pensiero della differenza, la pratica del partire da sé e della relazione, il complesso concetto di autenticità e intesa come esperienza totalizzante. La particolarità del festival è quella di incrociare saperi e pratiche attraverso una formula relazionale molto affascinante, che è quella di un seminario. Siamo qui infatti non in una plenaria, ma in un seminario che ha in qualche modo la pretesa, sì, voglio dire la pretesa, di far dialogare alcune persone, alcuni studiosi che si sono interrogate nel corso della loro carriera professionale, nei loro scritti sul tema della cura. Ed è per questo che abbiamo invitato Simona Marino, docente di filosofia morale e del dottorato Interpolo di studi di genere presso il Dipartimento di Teoria e Metodi delle Scienze Umane e Sociali dell'Università di Napoli Federico II. E Simona Marino è esperta di filosofia femminista e di differenza di genere e tra le altre cose ha curato insieme alla provincia e alla regione Campania il progetto Sentimenti Differenti, Etica dei Sentimenti ed Educazione ai Sentimenti, finalizzato alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere. Simona Marino è anche fondatrice della rivista La Camera Blu, rivista del dottorato in studi di genere. Abbiamo anche invitato Luigi Mario Chieghi, alla mia sinistra, ginecologo, ricercatore universitario e autore di numerose pubblicazioni scientifiche, saggi e libri di narrativa sulle questioni di genere e sull'animalismo. Il suo ultimo volume è Ars non vi, la violenza della medicina occidentale sulla donna. E ultimo, Salvatore Deiana, che è ricercatore e docente di pedagogia presso la Facoltà di Studi Umanistici dell'Università di Cagliari. Si è occupato dell'interpretazione in chiave pedagogica dell'ermeneutica filosofica di Gadamer in numerosi saggi e studia la cura educativa in relazione alle differenze di genere, con particolare attenzione al maschile, ed è anche componente dell'associazione maschile plurale. Quando sono stata invitata dalle... ho dimenticato, scusatemi, di introdurre una delle persone per me fondamentali per questo seminario, è Rossella Traversa, che in realtà devo ringraziare per avermi lanciato, insieme alle altre amiche del centro, per aver lanciato, come dire, la sfida di discussione rispetto al tema della cura. Un tema della cura che nasce, per quanto mi riguarda, per la riflessione che io ho avviato, dalla mia recente esperienza legata alla maternità. E quindi ho accettato questo invito perché in qualche modo sentivo già, avevo intuito che tutta la complessità semantica, ma non solo, che il termine cura in qualche modo implicava. E quindi a un certo punto, quando ho avviato questa riflessione, cercando anche delle chiavi di lettura, forse anche delle guide, delle indicazioni,
costruzioni attraverso i testi di Carla Lonzi, ho cominciato a, come dire, a mettere giù quello che era fino a quel momento il concetto di cura per me. E quindi ho scritto due righe pensando alla cura come quel pensiero attento e costante, alla cura come occupazione e attività, ma anche come preoccupazione e affanno. Ho pensato alla cura quando a quella nostra dedizione verso gli altri, perché il nostro essere non è semplicemente con, per e accanto all'altro, ma a volte si attiva un processo di totale fusione, a volte smarrimento, a volte svuotamento, che diventa continuo ed estenuante in questa ricerca verso l'altro. Ed è proprio quella, sono rimasta intrappolata in quella infinita dialettica del dare e ricevendo, in cui è molto facile smarrirsi. E infatti mi sono proprio smarrita nel tentativo di districare l'ambivalenza, il carico di ambivalenze che il concetto di cura nel suo nesso e nel suo nodo con cura lavoro, amore e vita, che in qualche modo, così come ho cercato di ripensarlo, va, impone di andare oltre la conquista di questo doppio sì, no? Il sì alla carriera e il sì alla famiglia, patto che a lungo ha significato che curare sé era in qualche modo dimenticare l'altro. Ancora mi sono smarrita e poi mi sono anche ritrovata a volte, quando mi sono imbattuta nella inevitabile cristallizzazione e accostamento della cura al ruolo del materno e in qualche modo a quel femminile oblativo tanto contestato da Carla Lonzi, a quel materno che rinomina, a differenza della cura. Carla Lonzi non nomina, e questa sarà una delle particolarità di cui, ecco, voglio solo lanciare un rimando, Carla Lonzi non nominerà mai direttamente la cura, è come se il termine cura fosse bandito implicitamente dal suo lessico, perché c'è un progetto radicale politico dietro. E quindi il materno viene nominato in Carla Lonzi proprio come in termini di rottura con la maternità e cito brevemente un passaggio da Aspettiamo Suegre. La maternità, seppure snaturata dal distinguo fra i sessi, è stata una nostra risorsa di pensieri e di sensazioni, la circostanza di un'iniziazione particolare. Non siamo responsabili di aver generato l'umanità dalla nostra schiavitù. Non è il figlio che ci ha fatte schiave, ma il padre. Prima di vedere nel rapporto tra madre e figlio una battuta d'arresto dell'umanità, ricordiamoci della catena che da sempre li ha oppressi in un legame solo, l'autorità paterna. E ancora, la maternità è il momento in cui, ripercorrendo le tappe iniziali della vita in simbiosi emotiva col figlio, la donna si disaccultura. La maternità è il suo viaggio, la coscienza della donna si volge spontaneamente all'indietro, alle origini della vita e si interroga. E quindi, come dicevo, a differenza della maternità, la cura non viene mai nominata negli scritti di Carla Lonzi. Viene bandita perché in qualche modo il suo linguaggio attiva un processo consapevole di svuotamento di quella che è stata la terminologia femminista politica degli anni 70. Perché il progetto politico era, e il suo pensiero politico era quello di fare vuoto e nominare, e rinominare. Ed è stato l'enorme lavoro di tutto il gruppo di autocoscienza e rivolta femminile. Questo perché, ripartendo proprio dalle parole e dai gesti consunti, dalle abitudini, dai legami inconsci che legano ogni donna alla società patriarcale, insomma viene attuato quello che Lonzi auspicava, quell'atto di incredulità. E allora rinominare i saperi e le pratiche femministe attraverso un linguaggio radicale parte, per la mia interpretazione, del progetto politico e del pensiero politico di Carla Lonzi, che fa coincidere la parola dell'autocoscienza con la parola scritta. La scelta di rivolta femminile è proprio quella di comunicare tra le donne con la parola. Quella in presenza nei gruppi di autocoscienza è quella scritta, per la quale viene creata appunto la collana di scritti di rivolta femminile con cui sono stati pubblicati gli scritti del gruppo. E quindi questo affidamento alla parola scritta è proprio il futuro dell'autocoscienza. E la sfida attuale di Carla Lonzi pone in questo senso deriva dalla pratica di autocoscienza in quanto segno di rottura politica attraverso un nuovo tipo di relazionalità, quella cura che lei non nominerà mai, relazionalità. Ed è una pratica che io ho ritrovato, e ringrazio per questo, attraverso un po' il percorso dei saperi e delle pratiche, così come attuati da Simona Marino e da Salvatore Deiana, di cui vorrei dire brevemente. Simona Marino nel 1994
pubblica insieme a Giuseppe Ferraro un libro, Amore, Differenza, Mondo, un'educazione sentimentale, che in realtà pone, e poi lei lo definirà, e cito, l'idea della cura, in realtà non è mai nominata la cura in termini espliciti, ma c'è tutto un repertorio semantico, quella che ho chiamato lista dei sentimenti, per ritrovarmi nell'educazione dei sentimenti, che sono affini alla cura, la nominano, l'abbandono, l'attesa, la vicinanza, la dipendenza, il perdono. E poi c'è l'ospitalità, di cui parla anche se non viene messo in lista, e che io ritrovo molto in quanto studiosa della... non mi sono presentata, ma mi occupo di studi sulla traduzione da una prospettiva di genere, quindi l'ospitalità, la vicinanza sono tutte, come dire, elementi chiave nell'interpretazione, nel passaggio da una lingua all'altra, da una cultura all'altra. E quindi dicevo, scusate, torno a Simona Marino e alla pratica di relazione, così come incorporata e proposta attraverso questa educazione ai sentimenti formulata da Simona Marino, è l'idea della cura che sta al centro della politica e che diventa efficace se si intende la cura con funzione di lotta. Lotta perché se si mette la cura al centro si rompono i codici simbolici e valoriali e le parole della politica non possono più essere le stesse, non è? E ancora, la cura, un'educazione ai sentimenti per costruire una nuova alleanza tra uomini e donne che sconfigga la violenza di un sesso su un altro e inauguri una relazione di vicinanza, dove il desiderio non sia possesso e assimilazione, ma meraviglia e cura. In questa formulazione di un'etica dei sentimenti io sento una nuova pratica politica della cura, così come interpretata, elaborata e lanciata da Simona Marino. In maniera, precedentemente citavo questa incredibile lista dei sentimenti che viene offerta al lettore attraverso un percorso di lettura parallelo, di scrittura e di lettura parallelo. E qui ritrovo molto il potere fiduciario della parola che in qualche modo lanciava Ronzi. O meglio, Simona Marino in questo volume offre una lettura, una doppia scrittura su alcuni temi insieme a Giuseppe Ferraro, ed è una lettura che scorre in parallelo. Cioè, su questi temi della vicinanza, dell'abbandono, della dipendenza, si parlano. Su una pagina scritta, Simona Marino e Giuseppe Ferraro fanno questa operazione di lettura e scrittura parallela, avviano un dialogo. Ed è molto interessante perché a un certo punto sembra quasi che ci sia uno scambio inconsapevole, no? Implicito. Quindi questa nuova pratica di scrittura mi curiosiva molto, è una cosa che, di cui magari ci parlerai. Allora, per ultimo, scusate, non so se sono nei tempi, avevamo detto di essere sintetiche per introdurre. Ancora, mi interessa molto la cura così come performata dal gruppo di trasformazione, di cui il volume curato da Salvatore Deiana e Massimo Greco, Trasformare il maschile nella cura, nell'educazione, nelle relazioni, offre una testimonianza di come in realtà si possa dare voce ad una ricerca finalizzata a presentare riflessioni e pratiche concretamente orientate alla trasformazione del maschile, interrogandosi proprio sulle dimensioni esistenziali ed educative della cura. Quindi ecco, io coglievo in questa lettura a più voci un rimando alla cura come pratica di relazione, così come l'avrebbe nominata Ronzi, e attraverso quella che è la costruzione di un'etica dei sentimenti elaborata da Marino e di una etica della relazione, così come descritta e praticata dal gruppo trasformazione all'interno dell'associazione maschile plurale. Voglia di rivolgere, come di rimando, due brevi domande abbastanza ampie per tutti e tre i relatori.
Innanzitutto volevo riflettere con voi attraverso anche un dibattito, siccome in realtà si potesse realizzare un processo radicale orientato alla costruzione delle condizioni sociali per una pratica della cura condivisa e poi sciogliere un altro tassello dell'ambivalenza legato al nodo delle donne migranti che fanno le colfe e le badanti a cui affidiamo o forse semplicemente rimandiamo la cura e l'accudimento della nostra casa, delle nostre famiglie, delle nostre relazioni, e affidamento che forse fa emergere un conflitto intergenere a cui siamo chiamati a rispondere o comunque quantomeno con cui quantomeno dovremmo confrontarci. Direi che insomma, è sufficiente come introduzione. Passo la parola a Rossella Traversa che con me coordinerà questo. Buonasera a tutti e a tutte. Avevo pensato a questo breve intervento introduttivo del seminario sulla cura all'interno del nostro festival come una riflessione che potesse scorrere lungo due assi principali, e di cui appunto cercherò di nucleare gli aspetti più cruciali per quella che è stata la mia riflessione rispetto alla tematica della cura, ma soprattutto anche cercando di tracciare un filo conduttore attraverso le prime due giornate di questo festival, e che facendo appunto riferimento alla prima giornata che è stata dedicata a Carla Lonzi settimana scorsa, mi hanno riportato al tema della cura, specie lungo i reticolati del piacere, della ricerca del piacere, della produzione del piacere. Per esempio, Ida Dominianni la scorsa, durante la giornata inaugurale del nostro festival, ha parlato di qualcosa che ritengo molto forte, ha definito il piacere come fonte di verità. Ecco, questo mi ha colpito nel senso di interrogarmi profondamente sulla messa in discussione anche del piacere come qualcosa che non ha funzionalità, che non ha finalità, che è qualcosa che fa parte del dominio del sé per sé, e invece come una piattaforma di accesso epistemologico, una forma di conoscenza. La ricerca del piacere la trovo molto pertinentemente legata alla tematica della cura, perché mi permette appunto di affrontare questi due nuclei tematici forti, cioè individualità, alterità e soggettività, strumentalità. L'aver localizzato nella corporeità la ricerca del piacere e aver deciso di utilizzare come chiave personale per questo seminario la cura come qualcosa di fortemente incarnato e anche come qualcosa che attiene al piacere dal punto di vista fisico, mi permettono di congiungere la frase che abbiamo scelto come sfondo a questo seminario assieme alla idea di masturbazione che Carla Lonzi enuclea in Donna clitoridea e Donna vaginale, di cui vorrei leggere brevemente un passo. Appare evidente che, unito all'idea di masturbazione, c'è un senso di piacere vissuto nella solitudine e nella separatezza. Com'è possibile usare lo stesso termine per significare dei piaceri procurati reciprocamente nelle sollecitazioni della seduta amorosa? Secondo noi la differenza fra masturbazione e non masturbazione sta nell'avvertire la presenza dell'altro e nello scambiabile erotismo e non nell'assuefazione del modello del coito, fino ad assuefarsi l'un l'altro e ad ignorarsi a vicenda o a percepirsi nel riflesso condizionato. Questa è un'imposizione dell'atto privilegiato del patriarca che custodisce la virilità e i valori ideologici della penetrazione eterosessuale procreativa. Ecco, quello di cui abbiamo cominciato già dallo scorso seminario a un po' sviscerare è appunto qualcosa che ci rimanda alla metafora delle labbra, per esempio, di Rigarai, cioè quest'idea, questo concetto incarnato che lei affida alle labbra come
per significare l'individualità e l'alterità come qualcosa che non si possono pensare se non in relazione, e lei lo situa in una struttura corporea come le labbra. Mi piaceva pensare di poter iniziare alcuni spunti di riflessione sul piacere proprio perché in virtù anche di nuovi scenari di ricerca femminista, di cultura femminista, a cui per esempio si rifanno le culture postumano, del postumano, della postpornografia, forse manca, e in Carla Lonzi questo mi è stata molto utile e preziosa, una riflessione sul corpo come già soggetto e strumento di piacere. E in questo senso, per esempio, l'attraversamento dei corpi, l'attraversamento del godimento, per esempio alcune forme di produzione del piacere che vengono dalla postpornografia, mi interrogano su quanto sfidare la stessa forma estetica, lo stesso corpo, come un qualcosa che può essere sia soggetto che strumento, che può essere utilizzato ma può essere anche un agente, ha a che fare con la revisione della tipologia del corpo, che sappiamo essere, grazie al patrimonio femminista, una formazione politica. I corpi sono anche qualcosa di sociale, sono qualcosa che a livello di geografico, a livello di quali valori e funzioni la società attribuisce su una scala gerarchica alle varie parti del corpo, c'è un significato politico. Ecco, mi piaceva pensare a, per dirla con Barta, la decomposizione, la possibilità di decomporre la geografia sessuale e della riproduzione del piacere, decentralizzandola dalla genitalità, come la possibilità di mettere in discussione le condizioni di riproduzione non solo sessuali, oppure tanto sessuali quanto sociali e politiche. In questo senso, discutere che cosa significa parlare di funzionalità, di strumentalità, anche quando pensiamo non solo al piacere ma alla cura, che è qualcosa che in maniera quasi automatica releghiamo al bene disinteressato e scevro da ogni forma di utilitarismo. Mi piaceva pensarlo proprio rispetto a questi strumenti di piacere, a queste tecnologie incarnate. E tramite questo la riflessione mi corre anche a come potremmo riconfigurare la triangolazione individuo-ambiente-strumento in maniera tale che la sopraffazione, la mancanza di autodeterminazione possano non persistere ancora. L'autodeterminazione, in questo punto in particolare, mi porta a raccogliere uno degli spunti molto interessanti che sono insomma emersi dal primo seminario che abbiamo tenuto inaugurale settimana scorsa e che appunto proveniva da Romana Recchia Luciani rispetto alla tolleranza, al concetto di tolleranza come troppo spesso poco interrogato rispetto ai risvolti che ha, rispetto al risvolto di mera sopportazione della tolleranza. Perché appunto, come diceva Romana chiaramente, questa viene approcciata come l'alterità, secondo una prospettiva di tolleranza, come rinchiusa sempre prevalentemente nelle categorie interpretative di chi è chiamato già a tollerare e a includere. Ecco, a questo proposito vengo al secondo punto che volevo condividere appunto con i relatori e le relatrici e con il pubblico. Quanto l'empatia e la cura possono in questo senso riprodurre, correre il rischio di riprodurre la sovrapposizione di categorie fra l'io e l'alterità, fra il soggetto e l'oggetto. Quindi quanto può comunque restarci utile una qualche concezione, un qualche spazio distanziante, penso al diritto per esempio, in cui si possano consentire, possa essere possibile pensare a delle condizioni di vivibilità e di esistenza per tutti, al di là della nostra possibilità di empatizzare, di prenderci cura di qualcuno, pensare a quello spazio di incomprensibilità, di quello che dobbiamo considerare e tenere a mente che potrà sempre resistere alla nostra conoscenza, alla nostra possibilità di empatizzare, e come uno spazio che merita non solo considerazione ma rispetto, direi a priori. Qui vengo ad un altro punto sempre
sempre appunto emerso dal primo seminario e che io ritengo fondamentale in merito alla figura di Carla Lonzi. Durante l'intervento sul periodo, sull'attività come critica d'arte di Carla Lonzi, di cui abbiamo discusso nel primo seminario, è emerso qualcosa che io ho ritenuto utile riportare anche in questo seminario, e cioè il fatto che Carla Lonzi si allontani dalla critica d'arte perché la definisce la critica come potere, la critica è potere. Questo mi colpisce molto, nel senso che mi interroga anche qui su qualcosa che ritengo fondamentale, ritengo fondamentale per la discussione: che rapporto intercorre da questa presa di posizione di Carla Lonzi sulla critica, fra la critica come presa di distanza, e qui vengo al saggio già citato da Annalita Taronna di Simona Marino rispetto al lavoro di decostruzione, in questo senso, secondo per esempio le traiettorie di Derrida, che lo vede addirittura come l'unico spazio possibile di giustizia, il lavoro di decostruzione e la critica, fino ad arrivare alla Spivak, che la segue così tanto fino ad una volontà di revisione del valore della conoscenza, che secondo lei potrebbe spingersi, forse auspica che si spinga, verso il credere più che il conoscere. Ecco, che rapporto intercorre fra la critica appunto intesa in questo senso, come presa di distanza, come potere, e invece la cura come avvicinamento, e che forma di potere può attivare? Su questa linea mi piaceva interrogare una competenza, insomma una pratica più vicina alle professioni sanitarie come il dottor Chiechi, rispetto alla debiologizzazione della donna di cui lui parla nel testo, al fatto che chi svolge funzioni come professionista all'interno della sanità ha a che fare con quello che molto crudamente mi è piaciuto molto, lui chiama le scorie, il sudiciume, le impurità della matericità della vita, ecco, di cui il corpo è normalmente portatore. Che cosa rappresenta la cura, la premura, la pietas auspicata dal medico? E che cos'è l'invasività? Quando il contatto di cura, il contatto empatico può diventare violenza? E che cosa significa, per esempio, il fatto che lasciarsi turbare per conoscere o anche per soccorrere, che cosa significa proprio il lasciarsi turbare per conoscere e soccorrere per chi lavora nell'ambito di cura sanitaria? E se è possibile che avvenga, come si esplica un invertimento di ruoli fra chi è conosciuto e chi conosce nello stesso contesto? Proseguendo brevemente sul ruolo appunto in contesti non solo sanitari, prettamente sanitari, che afferiscono alla cura, ma anche ad ambiti come quello più specificamente pedagogico, mi sono domandato, riflettuto, mi sono interrogata sul ruolo che per esempio assume, specie nelle pratiche di cura di queste nuove maschilità non egemoni, come emergevano nel testo A cura di maschile plurale, co-curato da Salvatore Deiana, che ruolo ha l'azione, l'intervento, l'agency, da un punto di vista sessuato e di una maschilità differente? Questo mi ha interessato proprio perché il femminismo degli anni 70, il femminismo della differenza soprattutto, ha risollecitato, reinterrogato le donne proprio rispetto a queste nozioni: che significa capacità di incidere, che significa capacità di agire, si può essere agenti in un'altra maniera, e quindi le ha interrogate con l'autocoscienza. Mi incuriosiva molto capire che ruolo ha per chi fa pedagogia da un punto di vista sessuato e maschile, non egemone, il ruolo di cura, di azione. E qui vengo all'ultima parte
di alcuni spunti, questi spunti di riflessione che ho deciso di condividere, rispetto al ruolo dell'oppressore, al cliché maschile dell'oppressore, che arriva a mettersi in discussione attraverso la presa di coscienza, come emerge dal testo Trasformare il maschile, della propria insoddisfazione e disagio. Ed è questa presa di coscienza che innesca la volontà di interrogarsi della cura e della relazione. Ecco, questo punto secondo me non è scontato e ancora una volta interroga il significato della cura come non scevro da ogni forma di utilitarismo e funzionalità, in maniera non necessariamente ovviamente positiva o negativa, però in maniera che si può mettere in discussione, insomma interessante da questo punto di vista, si apre a più livelli. E volevo terminare con una frase che il co-curatore del volume Trasformare il maschile utilizza per parlare di cura attraverso il corpo, per parlare di corpo attraverso i corpi maschili attraverso la cura. La salute è la vita nel silenzio degli organi. Beh, trovo questa frase non solo perentoria, proprio forte, affermativa da un punto di vista della maschile egemone, come emerge nel libro, nel concepire appunto il corpo come qualcosa di immobile, di ordinato, di senza voce, che incontra il dolore, quindi anche il disordine e lo scombussolamento nel caso della malattia, cioè l'incontro con un dolore che non è quello godibile, quello positivo, come per esempio scrive Marco Greco, riprendendo un altro estratto di un uomo che parla appunto del proprio corpo e dell'incontro con la malattia. Non è il dolore che lui preferisce, che viene fuori dalle braccia non allenate, è il dolore che viene fuori corporeo dall'attesa di doversi affidare a qualcuno, che sia un antibiotico, che sia un terapeuta, che sia altro. E questo giunge insomma il co-curatore di Trasformare il maschile a parlare, a considerare il fatto che gli uomini siano ritenuti più adatti alla guarigione che alla presa in cura. Ecco, questo mi ha interessato molto, perché ci interroga sulla cura come un concetto che è legato alla valutazione dell'incertezza, al fatto che sia relativo ad una mancanza di un obiettivo preciso e preconfigurato. La cura non evoca la prova, la testimonianza del passaggio da uno stadio così subalterno di malattia ad uno stadio dominante di sanità, e quindi invece sia probabilmente più costituito da un orientamento. Ecco, veramente a conclusione di questo non potevo non ritornare a Carla Lonzi, è un piccolo estratto che riassume molto bene, secondo me, quello che ho cercato di dire in questi minuti. L'erotismo puro, sempre da donna clitoridea e vaginale, l'erotismo puro, provenendo dallo stato di coscienza, libera nell'essere umano la capacità di diventare individuo, mentre alla donna, lasciata alla sensazione e all'estasi dell'unisono, è stato sottratto il polo carnale che, insieme a quello etico, le avrebbe dato il senso della completezza che porta allo scatto creativo. Ecco, polo carnale che insieme a quello etico, io aggiungerei polo carnale dunque polo etico, e questo senso della completezza che porta allo scatto creativo. Ecco, questi due punti mi inducono infine a interrogarci sulla cura quale apertura di pienezze, di pieni, più che chiusura di espropri. E quindi la cura come ciò che rende la vita possibile, a volte e a volte impossibile. Grazie. Buonasera a tutti. Io sono sempre molto felice di essere a Bari, non solo perché ho cura della memoria, e per me la memoria, questo luogo, è un luogo che è pieno di amicizia, di calore e di sentimenti. Ne parlavamo con Antonella, è una memoria antica oramai che mi accompagna ogni volta sono chiamata a venire a Bari, quindi veramente grazie di questo, sono molto contenta di trovarmi qui. Nonostante i luoghi accademici, visto che li frequento da una vita, non siano congeniali alla mia pratica femminista, ma ci va bene lo stesso.
Queste ragazze sono state bravissime, al punto che se ove mai io mi fossi preparata qualcosa, e non è mio costume farlo, perché se mi preparo poi non dico assolutamente nulla di quello che mi preparo, ma ove mai l'avessi fatto mi sarei in uno stato di assoluto disordine mentale, nel senso che ho dato tanti spunti così importanti e così significativi per cui avremmo bisogno quantomeno di una settimana di incontri come questi. Quindi devo fare un po' un percorso, una selezione su alcune questioni che sono sorte, che mi sembrano proprio cruciali. Innanzitutto, in questo la memoria storica mi aiuta a mettere in ordine in questa decomposizione in cui mi hanno immesso queste due ragazze brave. La memoria storica mi induce a pensare da quanto tempo io mi occupo di cura? E una domanda che mi sono fatta, perché sono stata sorpresa del fatto che loro facessero riferimento a un testo che io ho scritto nel 94 e che a tutto mi faceva pensare, mentre lo scrivevo e successivamente nelle circostanze in cui ne abbiamo parlato all'università e in altri luoghi, a tutto potevo pensare fuorché alla cura. E quindi sono stata sorpresa di questo fatto, perché evidentemente c'era un non detto implicito nella mia storia personale che comunque mi avrebbe poi condotto ad affrontare questo tema. Questo tema l'ho affrontato in quel testo. Io parlo di amore, parlo di cura, e questo lo dirò fra poco, perché per me la cura è una forma di amore. In quel testo ponevamo insieme al mio compagno una questione che riguardava l'iscrizione della differenza sessuale, quindi l'assunzione della differenza sessuale come posizione politica personale nella relazione d'amore con l'altro. E dunque una decostruzione delle categorie classiche attraverso cui si pensa la forma d'amore, la relazione d'amore, e quindi un riattraversamento dei sentimenti. Quel libro nasceva da una difficoltà reale vissuta fra due persone che avevano condiviso una grande passione d'amore, avevano un figlio, hanno un figlio e continuano ad essere a condividere una passione d'amore, e sono due filosofi, parlo di me e del mio compagno. Quindi io lo legavo soprattutto a quella storia e a quelle questioni che quel libro poneva, e sono questioni che non trovano mai una risposta definitiva, così come io evito assolutamente di dare risposte definitive a tutte le questioni che mi pongo e che la vita mi pone. La cura per me invece diventa una questione politica quando, occupandomi di temi della decrescita, che sono stati temi legati un po' a questo periodo di crisi, quindi la riflessione a cui i filosofi sono stati chiamati rispetto ad una domanda precisa di trasformazione del modello di sviluppo. Cioè, visto che il capitalismo e il neoliberismo hanno fallito nell'organizzazione di un modello sociale e di un modello politico, nonché nell'economia, che la globalizzazione ha indotto in un processo ancora più veloce di disfacimento di quello che era un modello keynesiano, comunque di sviluppo. Vado veloce su questo perché sono cose noiose. E tutti i temi legati alla decrescita erano mirati a interrogare le donne e i saperi femminili, come quei saperi che potevano in qualche modo costituire un patrimonio a cui attingere perché avevano un altro modello di sviluppo, configurato in una dimensione che era aneconomica, cioè una dimensione che era riciclava, che conservava, che modificava, ma che non era assolutamente consumistica. Questo attingere al patrimonio, ai saperi non regi, che sono i saperi femminili, e questa richiesta di aiuto, ecco, voi donne fino adesso avete portato avanti un oikos che è quello della conduzione familiare, cercando di modificare continuamente i consumi e quindi di mantenere un modello di vita legato al risparmio e al riciclaggio, aiutateci, cioè salvate il pianeta, detto in maniera eccessiva.
Su questa cosa io ho immediatamente avuto una reazione di rifiuto, anche rabbioso, devo dire, nel senso che era ancora un'ennesima richiesta di fornire uno stampello che sarebbe stato totalmente assimilato all'interno di gli stessi e medesimi schemi del processo della globalizzazione e del processo di sviluppo. È stato fatto anche nei confronti delle pratiche politiche delle donne indiane, delle pratiche politiche delle donne africane, questo sistema, cioè il microcredito e tutte le forme di apparente aiuto che finiscono per essere strumentali ad un progetto economico che permane, quello dello sfruttamento e della produzione del capitale. Dunque, questa cosa mi aveva irrigidito. A questo punto decido di occuparmene, peraltro perché esce un articolo fra giugno e luglio dell'anno scorso di Pallante, che è diciamo, il rappresentante del tema della decrescita in Italia, che fa proprio un appello esplicito dicendo le donne ci possono salvare. E ci fa un panegirico meraviglioso. Benissimo, detto ciò, io comincio a occuparmi di questa questione della cura lo faccio utilizzando anche un po' i miei referenti, cioè i miei filosofi. Ricordo di aver letto anni prima che una cosa che è stata citata, infatti mi ha colpito questa citazione perché è proprio il modo attraverso cui io sono entrata nel tema della cura, veramente a spada tratta ci sono entrata, il filosofo, che poi non è un filosofo, lui ha già chiarito varie volte che non vuole essere chiamato tale, è Foucault, il quale afferma nell'ermeneutica del soggetto che la cura è una funzione di lotta. Io mi sono chiesta perché la cura è una funzione di lotta e me lo sono chiesta attingendo al patrimonio di sapere femminista che ha accompagnato tutta la mia storia. Quando Foucault dice questo, collega in qualche modo la cura, e lo citava, non mi ricordo come si chiama? Anna Rita, ha un fatto che è una funzione di lotta, perché la cura, cioè l'attenzione alla fragilità, l'attenzione a, alla vita nelle forme anche di più semplici, più nude, rompe i codici valoriali e istituzionali, cioè rompe tutte le forme di economia dello scambio che attraversano la nostra società, ma anche la nostra vita personale. Io ti do questo in cambio di cosa? C'è alle spalle di questo tema della cura il grande tema del dono, il dono come fare l'impossibile. Donare, dice Derrida, significa donare ciò che non si ha a chi non lo vuole. Questo è il dono. Cioè il dono è veramente l'espressione più alta dell'impossibilità, che rompe il circolo dello scambio, che è il circolo dell'economia che noi viviamo nei rapporti, nelle relazioni quotidiane. Tu perché hai fatto questo per me? Chissà che cosa vorresti ottenere. Pensate anche a forme di amicizia o forme di legami familiari che sono inquinate dallo scambio. Avviene in maniera subliminale, senza che neanche noi ce ne accorgiamo, ma anche i rapporti d'amore sono legati allo scambio. Anzi, direi che forse lì è la forma più esplicita di scambio. E allora, se il dono è impossibile, ma il dono si dà, nella sua impossibilità avviene nel senso che può avvenire perché non è prevedibile, e perché è fuori misura, perché non è calcolabile, perché rompe questo circolo. Ecco, allora probabilmente la cura che io cercavo di indagare attraverso questa espressione foucaultiana, funzione di lotta, ha molto a che fare con l'esperienza del dono. Quando Foucault parla di funzione di lotta, che cosa vuole dirci? Vuole dirci che la cura ha a che fare con il partire da sé. E qui ovviamente la cultura femminista mi aiuta molto ad affrontare questo tema, e anche Carla Lonzi, che è stata la prima in Italia che ha nominato questa pratica politica del partire da sé.
Pratica politica, il partire da sé, che badate bene, non è il fatto semplice che, ma voi lo sapete meglio di me, che le donne si raccontano. Questo è certamente vero, e si raccontano nel senso che mettono molto facilmente in gioco le loro storie personali, il loro dolore soprattutto, quella che si chiamava la loro miseria, cioè il senso di estraneità, il senso di non vivere la vita che si sarebbe voluta vivere, il fatto di non conoscere i propri desideri. Quante volte ce lo siamo raccontate queste storie? Quante volte ci siamo raccontati storie di vite che ci sono state imposte e che e la cui messa in discussione ci esponeva alla precarietà, ci esponeva al vuoto, ci esponeva a una domanda fatale che molte volte ci ha accompagnato: ma io non so che cosa desidero, io fino adesso ho desiderato quello che gli altri hanno voluto che desiderassi. Ecco, tutto questo certamente ha molto a che fare con la cura e con il partire da sé, ma il partire da sé, attenzione, non è solo questo. Partire da sé è una funzione di lotta politica. Perché? Perché una donna che dice quello che pensa e lo dice fuori, si potrebbe dire veramente fuori dai codici, cioè la cui vita, il cui agire, le cui parole corrispondono a quello che lei è. E qui non è semplicemente una questione di coerenza, ma è proprio una questione di agire politico, cioè essere sempre nella posizione in che si dichiara di avere ed esserci con tutta se stessa, senza resti o senza residui, cioè senza forme di compromesso, giocandosi di volta in volta la sua vita, le sue scelte, rispondendo di questo. Questo significa partire da sé, cioè è qualcosa che non è semplicemente consegnata ad avere cura della propria storia e quindi del proprio dolore e quindi cercarsi insieme alle altre, ma è anche essere un soggetto politico, cioè un soggetto che sa della propria posizione, ne risponde e che fa coincidere la propria vita con ciò che dice e quindi con ciò che è. Questo, guardate, è una delle cose più rare e preziose che possa accadere. Cioè, sto parlando di quasi di un miracolo. Cioè, se il dono è eventuale, come dice Derrida, questo è veramente incontrare una persona così è veramente un dono, perché ovviamente ti mette in discussione. Però la questione, e mi riaggancio e per il momento mi fermo perché vorrei che fosse un incrocio di parole, nel senso che io avrei da parlare fino a domani della questione della cura, però comincio solo a lanciare questo primo spunto. La cura come lotta, come capacità di infrangere i codici, come autoposizionamento costante e quindi assunzione di responsabilità, e quindi soggettivazione politica, e quindi ancora di più come taglio. Taglio e piega sono i due elementi che due pensatori francesi mi danno per strutturare questa questione della cura. Il taglio è la separazione dal costume, dalla mentalità, dalle ideologie, da quello che va di moda, da quello che si dice, anche da quello che è giusto che si faccia. Il taglio è il separarsi nel senso di diventare eccentrico a tutto quello che è giusto fare e che una donna deve rappresentare nella società. Questa è una forma di taglio. A proposito del taglio, poi voglio dedicare uno spazio, ma lo rifaccio nell'intervento successivo, alla questione del materno, perché una delle altre cose di cui mi sono occupata nel passato è il materno come espressione più alta della follia. Io sono una mamma, sono una nonna innamorata persa, ma credo che lì ci sia una dose di forza femminile che è veramente irriducibile a qualsiasi economia possibile. E allora io, piuttosto che del piacere, su cui ho molte perplessità, parlerei di follia del materno come espressione più alta di potenza femminile. Ma questo ne parliamo in un altro.
taglio da una parte, cioè taglio, separazione, potremmo dire in maniera per me più facile, decostruzione, messa in crisi, rottura, ecco, questo è un elemento fondamentale del partire da sé e della cura di sé. Perché non si può parlare della cura del mondo. C'è un libro molto bello che ho letto in questi giorni che parla di donne che si sono caricate il mondo sulle spalle, ma quelle donne avevano innanzitutto, per fare questo, avevano cura di sé. Allora, partire da sé, cura di sé, cura del mondo, questi sono i passaggi, taglio ma anche piega. E la piega, taglio è parola delesiana, piega è parola focoltiana, ma questi sono dettagli accademici, la piega è proprio quella beanza, quel vuoto, quel ripiegarsi e quell'interrogarsi. Perché parlo di vuoto, di questo interrogarsi? Perché io mi sono separata da tutto ciò che mi è stato insegnato e mi è stato dato come condizione di vita per essere una donna. Il taglio precede la piega, perché se io non avessi operato quel taglio, io sarei un pieno di parole di altri, un pieno di parole di mio padre, un pieno di parole di mia madre, un pieno di parole dei miei maestri o delle mie maestre, un pieno riempito dagli altri. Il fatto che io abbia compiuto quel taglio non significa che quel vuoto sia veramente un vuoto abissale, no. Ma è un vuoto dove io rinegozio di volta in volta ciò che veramente mi rappresenta, mi appartiene, sento mio perché mi è entrato dentro, e ciò che non lo è. Credo che questo è un elemento di cura fondamentale, come cura di sé. E guardate, è veramente lotta. Io sto parlando di lotta, perché quando una donna riesce a fare questo diventa un soggetto di trasformazione. E credo che e lo è nei luoghi di lavoro, lo è come insegnante, lo è come madre, lo è come amica, lo è come amante, diventa veramente un soggetto politico rivoluzionario. Grazie. Grazie Simona per questa prima condivisione della tua riflessione sulla cura, e avremo modo di tornare a tutti in mano integrato. Adesso vorrei passare la parola a Mario Chiechi. Salvatore, potresti toccare? Io il messaggio che darò alla discussione è un taglio. Perché è andato in stand-by, era andato in stand-by. Va bene così. Devo dire il taglio anche di un ginecologo, cioè di uno che è stato chiamato ad una cura che doveva essere una cura, un mestiere di guaritore, che poi si doveva trovare a invece esercitare un altro tipo di cura, un prendersi cura, vale a dire per il quale era assolutamente impreparato, perché il mestiere del medico è quello del guaritore, cioè quello di trattare, di curare, trattare la malattia, la patologia. Invece si viene a trovare con il dover trattare una persona sana. Vedremo come questo è in realtà una contraddizione. È una contraddizione, e però prima di affrontare questo discorso, brevemente, volevo un po' porre dei problemi, un po' una riflessione su quello che ci sta capitando in questo momento, quando parliamo di una cura, nel senso di una sanità, nel senso di prendersi cura nel senso medico. Perché l'impressione è che ci troviamo in un grosso momento di trasformazione, insomma, come se ci trovassimo in mezzo, proprio nel bel mezzo del guado, e non sappiamo dove andremo a finire. Chi cura? Il medico chi cura? Cura il corpo, e il corpo della donna è già un corpo particolare, per come
è stato vissuto, come viene vissuto socialmente e culturalmente. Già la definizione del corpo pone oggi dei problemi, pone oggi degli interrogativi. Perché? Perché questo corpo biomedico che la medicina aveva così ben individuato, ben circoscritto e in un ragionamento abbastanza lineare aveva visto, aveva fatto conoscere come un aggregato di organi che funzionano sinergicamente e armonicamente, nella realtà sta venendo fuori che questo che la medicina ha immaginato come un organismo in realtà è un super organismo, nel senso che pensate che il corpo umano più o meno insomma, è costituito da un 100.000 miliardi di cellule. La cosa strana è che questo corpo è costituito da 10 miliardi di microorganismi e se noi mettiamo anche i virus, miceti, eccetera, si viene a trovare che questo corpo è un corpo formato più da microorganismi che non da cellule. E la cosa, come dire, insomma, la cosa strana è che questi microorganismi che formano più delle cellule il corpo umano sono più utili a noi di quanto noi siamo utili a loro, nel senso che senza di loro noi non riusciremmo a sopravvivere e mentre loro riuscirebbero tranquillamente a sopravvivere senza di noi. È un complesso di microorganismi, quello che viene chiamato microbiota, che colonizza molto precocemente il corpo umano, ancora prima della nascita, e funziona in una maniera così sinergica che per molti anni più efficacemente l'ha definito una bellissima espressione di condominio ecosolidale. E tra l'altro questi microrganismi sono formati da migliaia di specie e questo rende un po' l'idea di quello che potrà essere la medicina del domani e di quello e della crisi della conoscenza della medicina di oggi. Tra l'altro questo complesso, questo organismo, questo super organismo mette in discussione anche il concetto di malattia, perché a questo punto il concetto di malattia non è un concetto in sé, non è un concetto assoluto, ma la malattia diventa un po' rapportata all'ambiente, per cui può essere una malattia in un determinato ambiente e può essere invece un vantaggio in un altro determinato ambiente. Uno degli esempi classici di questo è l'anemia perniciosa, che oggi noi la consideriamo una malattia anche abbastanza seria, tanto per esempio da costituire una controindicazione per un farmaco non farmaco, per la pillola contraccettiva. Però questa anemia perniciosa, per le sue caratteristiche, per le caratteristiche dei globuli rossi, rende difficile l'infezione da malaria. Per cui questa che oggi è una malattia è un vantaggio in un ambiente in cui il territorio era paludoso e erano più esposti a queste infezioni. Uno degli esempi più, come dire, più paradigmatici di questo concetto l'abbiamo con il diabete. Il diabete che, parliamo del diabete di tipo 2, il diabete che era un vantaggio quando l'ambiente era poverissimo di zuccheri, quindi quelli, le persone che riuscivano a metabolizzare lo scarso zucchero presente, lo scarso zucchero introdotto, erano avvantaggiati individualmente, erano gli individui più avvantaggiati. Adesso invece che viviamo in un ambiente ricchissimo di zuccheri, il diabete è diventato quella patologia seria che tutti conoscete. Però la differenza è che il corpo di donna non è soltanto questo,
il corpo di donna è invece ben altro, nel senso che un corpo di donna che dalla nascita e dal consolidarsi della società agricola è stato un corpo costretto ad adattarsi biologicamente alla società e all'agricoltura. Se prima questa biologia, la biologia riproduttiva, era stressata, tanto che paradigmaticamente il corpo era definito corpo della donna fattrice, doveva, era sottoposta ed obbligata ad una riproduzione eccessiva, esagerata, adesso invece, quando le esigenze della società sono cambiate, questo corpo così esasperato verso la riproduzione invece ha una riproduzione negata, è un corpo diventato più produttivo che riproduttivo, e con una riproduzione, con una scelta riproduttiva che viene sempre più allontanata, e fino al termine della capacità biologica naturale, per essere poi richiamata alla fine con la tecnologia, con la fecondazione assistita. E oltre questo è un corpo anche giudicato, è un corpo sottoposto ad un giudizio severo della medicina, tanto che, per esempio, è un corpo che è stato dichiarato in alcune sue fasi, tipo la menopausa, un corpo non naturale. La menopausa è stata giudicata non come facente parte una fase fisiologica della vita della donna, bensì invece una malattia da carenza, e trattata farmacologicamente proprio come una malattia. E potremmo anche andare un po' più in aspetti più sfuggenti di questo giudizio medico, nel momento in cui viene giudicato questo corpo così potente, viene invece giudicato un corpo debole e vicariato in alcune sue espressioni, soprattutto il parto, dalla tecnologia medica, giudicato per questo non potente, non adatto, non capace, non con l'adeguata possibilità. E oltre a questo, il corpo della donna è anche una persona con tutti i suoi diritti e con tutti i suoi valori, quindi con tutti i suoi diritti, a cominciare per esempio dal diritto all'autonomia, che è così invece il concetto abbastanza scontato, ma così invece messo in crisi nel momento in cui nella sua normalità, nella sua fisiologia, è costretta sempre a ricorrere al medico, all'ausilio del medico, che per certi aspetti non è una medicina come non si rapporta, non si esprime come una medicina dotata di un sapere, bensì una medicina semplicemente ridotta ad una medicina in possesso di un potere. L'esempio pratico, quello per esempio della pillola del giorno dopo, in cui il medico non ha un sapere per cui deve consigliare o non consigliare, prescrivere o non prescrivere. La donna è già, conosce il farmaco, ha già fatto la sua scelta, non ha bisogno del consiglio del medico, ha semplicemente bisogno del medico che gli ha prescritta, in virtù del fatto che il medico conserva questa, detiene questo potere, quindi potere di raffrontarsi con l'autonomia, con la decisione. Ma questo è un questo dell'autonomia, che sembra così semplice, è un problema molto complesso. Ed è un problema che pongo perché nella realtà è il corpo sano che si rapporta con la medicina, quindi non ha bisogno di una cura, non ha bisogno di una guarigione, teoricamente dovrebbe aver bisogno di un prendersi cura, che invece è
completamente diverso ed è uno degli aspetti più, più frequenti, più duri della cosiddetta medicalizzazione. E questo è l'oggetto della cura. C'è poi chi a questo punto dovrebbe in realtà curare o prendersi cura di questo corpo. E anche qua ci troviamo in un periodo, in un momento di confusione, e, sulla quale invece occorrerebbe fare un po', occorrerebbe fare chiarezza, perché qua le cose sono, sono chiare. La biologia femminile, nella sua espressione fisiologica, deve essere gestita dalla ostetrica, nelle sue espressioni patologiche deve essere gestita dal medico. Questa è il, diciamo, è la differenza netta, e questo indica, delimita lo spazio di azione delle due figure professionali. Si è creata però questa confusione di cui noi oggi siamo ancora a dibatterci, fra l'altro, insomma, tra questo, queste figure, queste due figure dell'ostetica e del medico, con questi spazi così ben, teoricamente così ben definiti, che sono stati eccessivamente professionalizzati in, in realtà in attività che dovrebbero essere delle non professioni e che si rivelano adeguate, inadeguate soprattutto per le loro componenti valoriali, per le loro componenti empatiche, e quindi questo offre lo spazio per l'intromissione di altre figure che voglio dire dovrebbero essere superate da una scienza che sì, stiamo a discutere, sì, inadeguata, ma che però è una scienza che si rivela inadeguata, ma che ha fatto dei progressi che non possono essere messi in discussione. Questa confusione, questa sovrapposizione di queste figure, che poi è diventata una espropriazione di una professionalità da parte del medico, cioè l'espropriazione della professionalità dello stesso da parte del medico, è avvenuta in un periodo storico ben preciso e abbastanza recente, perché per la maggior parte della storia dell'umanità la cura delle donne è stata fatta dalle donne, ma nel senso non soltanto di donna definita secondo il sesso, ma di donna definita secondo una cultura delle donne. A questa cultura delle donne si è poi sovrapposta questa cultura maschile, questa cultura frutta di un sapere patriarcale che ha cominciato a comportarsi in una determinata maniera, tra l'altro anche con per quanto riguarda la ginecologia, tra l'altro con una inadeguatezza determinata proprio da un limite della, della planta. Quando Anci Cochrane stabilì, fissò una graduatoria delle specialità mediche, dette la maglia nera, il Ruby Prize, proprio all'ostetricia. E la motivò in questa maniera, dicendo che questa specialità ha fallito la sua prima occasione negli anni 60, quando ha mancato di sottoporre a sperimentazione la pratica di trattenere le donne gravide a basso rischio in ospedale piuttosto che a casa. Dopo aver riempito i letti vuoti, portando quasi tutte le donne gravide dentro gli ospedali, gli ostetrici hanno iniziato a introdurre tutta una serie di innovazioni costose nelle routine delle cure pre e post natali durante il parto senza alcuna valutazione rigorosa. La lista è lunga, ma le più importanti riguardano l'induzione del travaglio, l'ultrasuono, il monitoraggio fetale, i test di funzionalità placentale.
come vedete, quello che è venuto meno è stato anche la conduzione medica secondo i crismi, secondo i criteri stabiliti dalla medicina basata sull'evidenza. E quindi sono state fatte delle scelte, sono state introdotte nella pratica medica, sono state consolidate dei trattamenti che non erano frutto neanche di una medicina scientificamente corretta, quanto invece di un atteggiamento neanche basato su un'assetto osservanza scientifica. Dico questo perché è una tendenza che noi vediamo ancora oggi. Alcune pratiche ginecologiche, alcune pratiche ostetriche sono saldamente radicate e praticate pur non essendo state sottoposte al vaglio della cosiddetta medicina basata sull'evidenza. Uno degli esempi più eclatanti, per certi aspetti abbastanza odioso, è la pratica ancora così diffusa dell'episiotomia, ma potremmo parlare dell'uso delle esterectomie, che sottendono non sono soltanto un'esagerazione, non sono soltanto una errata condotta medica, nascondono una concezione che è quella della concezione, per esempio, dell'utero, che non fa parte di una integrità corporea, ma invece è l'organo della riproduzione, quindi finito quella necessità può essere tranquillamente tolto. C'è già quello che ancora faceva riferimento a Cochrane una quarantina di anni fa, c'è ancora, stiamo vivendo in una maniera ancora come un punto caldo questo del parto ospedalizzato e delle pratiche di cura del parto che sono semplicemente imposte, non sono neanche sottoposte al vaglio della medicina basata sulle evidenze. È un'unica via che si deve seguire e non c'è neanche una possibilità di scelta attraverso le alternative o anche addirittura la conoscenza delle alternative. E comunque questo della medicina basata sulle evidenze, che è la conquista della medicina, un punto di non ritorno, perché è quello che ha eliminato dalla scena medica tutti gli atteggiamenti, non convalidati in pratica, insomma, la pratica delle opinioni, del comportamento secondo le opinioni, è ancora una medicina che deve progredire, che deve maturare, che deve fare il suo corso. In pratica è una medicina che si muove ancora attraverso un ragionamento molto semplicistico e che ha il suo limite nel trovare soltanto ciò che cerca. A è superiore a B e quindi A può essere utilizzato meglio di B, però il discorso è limitato a A e B, non contempla C, D, eccetera. Ma soprattutto è una medicina che è disancorata dai valori fondamentali. Questo fa la differenza rispetto alla ostetricia che era praticata, che era gestita dall'ostetrica. Giorgio Cosmacini, che è il storico, un profondo conoscitore della storia dell'ostetricia, individua il punto quando dice che la situazione simpatetica tra levatrice e partoriente, vista dagli ostetrici come un pericoloso coinvolgimento che distraeva dall'applicazione dei principi scientifici, costituì un tipo di relazione criticata dalla scienza ufficiale. La scienza ufficiale, cioè fu proprio, era un,
un diverso modo di assistere basata su, sui valori, basata su sentimenti, basata su quelle caratteristiche che vanno sotto il nome di empatia, simpatia, eccetera. E perché invece poi si è andata in questa maniera, cioè forse perché il sapere medico era più efficace, era più potente, era più corretto di quello, era superiore a quello dell'ostetica. In realtà non era così in realtà, perché poi alla prova pratica questo il comportamento medico comportò e fece più danni che non portò più danni che non vantaggio alla salute delle donne. Ora ci troviamo poi di fronte ad un altro soggetto che sta emergendo, cioè chi deve prendersi cura? Il medico, l'ostetrica. In realtà c'è un terzo soggetto che è quello della che è la donna stessa. Una delle conquiste più importanti della medicina odierna è quella dell'origine casuale e non causale della malattia. Per cui la malattia non è più non può essere più vista come un accidente, come un evento stocastico che capita e verso cui non possiamo farci niente. Invece la malattia deve essere vista come come la conseguenza di un determinato comportamento. Io di un determinato comportamento di cui è responsabile soprattutto la donna stessa, soprattutto l'individuo stesso. Mi fermo qui poi per eventualmente completare con i successivi interventi. Grazie. Passerei la parola a Salvatore Deiana. Grazie. Vabbè, c'è da fare un attimo di prova col microfono. Come prima cosa ringrazio le organizzatrici. I rimandi a Carla Lonzi sono stati già molto presenti. Per me è un piacere e un onore, mi verrebbe da dire, anche se può essere una... Però nei giorni scorsi ho approfittato di questo invito per leggere il dialogo con Pietro Consagra di Vai Pure. E, come credo sia già emerso, i rimandi del pensiero di Carla Lonzi, del vissuto e del pensiero alla tematica della cura, e a me viene da dire anche all'ambito pedagogico, alla cura educativa e pedagogica, sono molto presenti. Vai Pure non c'è neanche lì, diciamo, un utilizzo proprio esplicito del termine, una presenza esplicita del termine cura, ma vi è un... Scusa, sì, grazie. Ecco, vi è una affermazione di soggettività nella relazione e una richiesta di riconoscimento. Vi è una sottolineatura della centralità della relazione. Tutte queste cose rimandano alla cura. Però c'è la ricerca di una cura diversa, per esempio parto da lì perché ci sono stati degli spunti, diciamo, per me, diciamo, nuovi, perché non avevo affrontato ancora il pensiero di Carla Lonzi. Però c'è una cura in cui c'è una subordinazione e lei appunto si ribella a una subordinazione, si ribella a una mancanza di riconoscimento e afferma
mi verrebbe a dire, diciamo, facendo un rimando alla non violenza, assertivamente, afferma assertivamente la propria soggettività. Il rimando alla questione della cura è, come credo sia già ampiamente emerso, perché il termine, diciamo, con cui immediatamente l'aspetto della vita umana con cui immediatamente si relaziona la cura è quello delle relazioni, e quindi capire come viviamo le nostre relazioni, diciamo, è forse una domanda decisiva per praticare, diciamo, delle buone prassi di cura. Io arrivo a questo incontro con, mi verrebbe a dire, con due identità. Una è l'identità in qualche modo scientifica, ricercatore di pedagogia, che negli ultimi anni si è occupato proprio della formula che è stata citata all'inizio da Anna Rita. Cioè, la mia ricerca ha avuto una focalizzazione in questa formula: la cura educativa in relazione alle differenze di genere, con particolare attenzione al maschile. Ecco, facendo il mio intervento, per esempio, una cosa che un modo per intervenire in questo incontro è sviluppare quello che ho scoperto su questa traccia, cioè dopo alcuni anni di lavoro su questa traccia, su questa formula, che cosa è emerso. Però c'è un'altra identità che immediatamente, diciamo, almeno abbastanza presto in questa mia ricerca, diciamo, ho acquisito, cioè la frequentazione all'associazione maschile plurale. E allora quello che mi capita è che, diciamo, una ricerca, un lavoro di ricerca che dovrebbe essere, nel senso comune, mi verrebbe dire, nel senso comune diffuso, accademico, una elaborazione di un sapere scientifico, invece si contamina, intreccia con il vissuto personale e con la dimensione politica. Quindi la mia ricerca, se la scientificità è, diciamo, un sapere asettico, diciamo, non contaminato con la vita, la mia ricerca non è una ricerca scientifica. Cioè io, ecco, nel fare questa ricerca sulla cura educativa al maschile, mi confronto col mio modo di vivere le relazioni con donne e con persone di cui ho cura, e poi, partecipando all'associazione maschile plurale, ecco che questa ricerca ha assunto appunto questa dimensione politica, direi imprescindibile. Cioè, per esempio, il titolo del volume che abbiamo curato io e Massimo Greco, con diversi contributi di altri uomini di maschile plurale, proprio presenti, partecipi all'associazione, e alcuni altri vicini, ecco. Un titolo come "Trasformare il maschile nella cura, nell'educazione, nelle relazioni". Devo dire, siamo stati molto convinti di questo titolo, cioè, e però credo che qui, cioè, appunto, non è una ricerca scientifica, ma un titolo come questo è immediatamente un'apertura di conflitto. Cioè, a me è piaciuta molto questa espressione di Simona Marino, la cura come lotta. Noi abbiamo trattato la cura, però abbiamo messo in discussione modello egemone di maschile. Allora, e questo è apparso subito, nel senso che il titolo non viene accolto, diciamo, con indifferenza. Cioè, rispetto a questo titolo ci si schiera o a favore, oppure, diciamo, prendendo le distanze, dicendo: ma cosa vuol dire trasformare il maschile? E quindi anche con resistenze, devo dire, sia da parte di uomini che di donne. Cioè, non è che tutte le donne, diciamo, sono favorevoli a un titolo come "Trasformare il maschile". Cioè, io ho avuto alcune reazioni negative, perché è presente comunque anche, diciamo, un'accettazione
del maschile dominante. Una complicità. Una complicità, certamente, una complicità. E quindi ecco, diciamo che questa mia esperienza si contamina fra studio, si intreccia fra studio, vissuto personale e dimensione politica. Quindi per esempio per parlarne, ancora diciamo le altre affermazioni di Simona Marino erano connesse al fatto di saper essere diciamo corrispondenti a ciò che si dice, cioè che è l'affermazione di autenticità così presente in Carla Lonzi. E quindi per esempio nello scrivere, nel dare i miei contributi, io e gli altri, diciamo, al volume, una interrogazione costante è stata l'interrogazione su ciascuno di su se stessi. Per esempio, io mi metto in dubbio, cioè mi pongo in posizione di sospetto su me stesso, ma se io dico queste cose, come poi mi comporto? Quindi, diciamo, c'è l'esigenza di mettere al vaglio le mie affermazioni con i miei comportamenti. Vabbè, adesso non sto poi a dire cosa succede, però una cosa è che certamente non riesco a essere sempre, diciamo, corrispondente, sempre in una posizione di autenticità. Quindi, ecco, diciamo, apro un conflitto, ricerco un io e gli altri, diciamo, un appartenere a se stessi, però c'è sempre appunto una lacerazione, una scissione rispetto all'appartenere agli schemi consolidati. Quindi in questo c'è un gioco costante che viene diciamo vagliato situazione per situazione. Sulla cura educativa in relazione al maschile, una riflessione diciamo più originata dagli studi e dalla mia formazione accademica, mi verrebbe dire dai miei maestri e dalle mie maestre in termini di ricerca pedagogica, è per esempio scoprire che il termine cura non ha una sua storia di lunga durata nella riflessione pedagogica, cioè non è che sia stato sempre presente. La focalizzazione della pedagogia è stata a lungo diciamo sul termine educazione. Invece in questo decennio del 2000 io ho trovato una quantità di studi delle persone con le quali mi sono formato incentrate sulla cura e sulla formazione. E allora questa cosa, diciamo, questo spostamento di fuoco degli studi pedagogici, per esempio, è connesso, a mio parere, anche con la questione di genere, con le questioni di genere, con gli interrogativi che le differenze di genere ci pongono. Perché questo? Perché diciamo il termine educazione è stato diciamo usato soprattutto nel senso di un senso molto presente è stato quello di della dimensione normativa, cioè del dare regole, per esempio. E c'è anche qui un diciamo una concezione diffusa dei ruoli di genere nella formazione delle persone umane che affida diciamo la funzione normativa al cosiddetto codice paterno. Nel momento in cui facciamo intervenire diciamo la cura e la formazione, stiamo cogliendo il valore di altri aspetti della formazione delle persone. Stiamo cogliendo il fatto che la formazione non è ha molti modi per attuarsi, cioè la formazione ha sia una durata per tutta l'esistenza umana, sia avviene anche diciamo senza intenzioni, cioè gli esseri umani si formano anche diciamo
così, reagendo ad eventi, cioè senza che ci sia un'intenzionalità diretta, diciamo, alla formazione, così come la cura ha la capacità di strutturare le persone, cioè la cura contribuisce al dare forma agli esseri umani, anzi negli studi pedagogici è ovviamente presente, diciamo, in qualche modo un punto di partenza il racconto di Heidegger sulla favola di Gino, in cui la cura, diciamo, dà forma all'uomo, agli esseri umani, e quindi, ecco, diciamo, c'è proprio questa constatazione, diciamo, che il formarsi degli esseri umani non è soltanto corrispondente alla normatività direttiva, eccetera, ma è anche, diciamo, prodotta dalla cura. C'è da domandarsi che cosa succede quando cura ed educazione si incrociano, per esempio quando si utilizza una locuzione come cura educativa. Allora, diciamo, qui c'è proprio in qualche modo l'intreccio, appunto, della dimensione dell'accudimento, cioè della postura passiva di accompagnamento delle creature vulnerabili, ma c'è anche, diciamo, una partecipazione di indirizzo alla loro formazione, e ritorna sempre, in realtà, come interrogativo, come problematica centrale, la questione della valorizzazione della soggettività delle persone. Allora, per esempio, i termini heideggeriani che vengono utilizzati negli studi pedagogici sono la cura autentica e la cura inautentica. Quindi immediatamente c'è questo evidente rimando, diciamo, alla forza della ricerca di autenticità in Carla Lonzi. La cura autentica è in qualche modo quella che accompagna, ma permette, diciamo, al soggetto in formazione di essere se stesso, quindi di indirizzare la propria soggettività essendo accompagnato, diciamo, nelle difficoltà, nella sua vulnerabilità. La cura inautentica è quella invece della sostituzione al soggetto in formazione, cioè quando chi cura, diciamo, si appropria delle cure, si sostituisce al soggetto di cui ha cura, e quindi in qualche modo non riconosce la soggettività, non permette alla soggettività di esplicarsi. Ecco, in tutte queste cose, diciamo, c'è l'aspetto del potere nelle relazioni, e quindi c'è un'interrogazione fondamentale, appunto, nell'ambito pedagogico sul come vivere le relazioni, sul come vivere le relazioni asimmetriche, ma io direi anche come vivere le relazioni simmetriche. Un'elaborazione personale che in fondo la pedagogia si occupa di relazioni, cioè che questa cosa, cioè che l'educazione è centrata sulle relazioni, l'oggetto di attenzione e di intervento dell'educazione sono le relazioni. Perché constatiamo che le relazioni sono, diciamo, il fuoco della nostra vita, cioè possiamo parlare di pedagogia relazionale. La relazionalità è il modo di essere degli esseri umani. Anche qui i rimandi filosofici nell'ambito pedagogico partono molto da Heidegger, cioè dall'idea che nessuno di noi è, diciamo, un essere isolato, ma siamo, ciascuno di noi è un essere con. Quindi la relazione è proprio l'aspetto fondamentale del nostro modo di esistere e di vivere. E quindi è a questo che noi dobbiamo, diciamo, educarci, cioè l'educazione deve essere centrata avendo come oggetto di come suo fuoco le relazioni.
alcune relazioni hanno natura asimmetrica, fortemente asimmetrica, ovviamente le relazioni in cui c'è una creatura, diciamo, in formazione, oppure un essere umano in condizioni di bisogno, ma in realtà, diciamo, nella nostra educazione alle relazioni dobbiamo educarci anche alle relazioni almeno potenzialmente simmetriche, per esempio alle relazioni d'amore. Allora, nel fare questa ricerca, per esempio, io mi sono posto alcune domande, e per esempio la domanda sulla violenza maschile è stata una domanda presente nella mia ricerca, così come è fortemente presente nell'attività dell'associazione. Se parliamo appunto di violenza maschile, la sottolineatura è sugli agenti, cioè ovviamente non si intende che tutti gli uomini agiscono violenza, ma si sottolinea che ci sono degli agenti, delle persone che agiscono violenza, e questi sono principalmente più spesso uomini. E allora c'è da interrogarsi, per esempio, sulla cultura maschile, sul modo di vivere le relazioni. È stata fatta, adesso non mi ricordo se da Anna Rita o da Rossella, una osservazione sulla questione del... credo fosse collegata a una mia considerazione nel volume. Una pratica che io conosco e che a volte si utilizza anche in maschile plurale, si utilizza molto nei movimenti non violenti, è quella del teatro degli oppressi. E lì si dice che il teatro degli oppressi o dell'oppresso, insomma, che ha una origine brasiliana, che la leva del cambiamento è in origine, diciamo, così, affidata a chi è nella posizione di debolezza nella relazione. Allora, diciamo, qui invece proviamo a cambiare dal punto di vista del maschile, come uomini, a mettere in discussione appunto la nostra posizione. Quindi l'interrogativo è come stiamo nel nostro ruolo maschile, cioè anche negli stereotipi, quanto, diciamo, l'immagine, la rappresentazione, i modelli culturali del maschile sono per noi stessi fonte di oppressione, cioè in qualche modo quanto sentiamo una perdita di libertà per noi stessi stare dentro questi modelli. E quindi, ecco, questa è una domanda, diciamo, fondamentale nell'interrogazione sull'educazione alle relazioni alle relazioni simmetriche o potenzialmente simmetriche e sulla violenza maschile. Credo che appunto questi siano gli spunti che sono venuti dai precedenti interventi, sono veramente tantissimi. Io così ho provato un po' ad andare, diciamo, a ruota libera, cogliendone alcuni, anche perché non mi è facile, diciamo, andare a ricostruirli tutti. Credo che appunto in molte cose la ricerca e la riflessione e la relazione, sia personale che collettiva, siano ancora un punto di domanda, cioè molte risposte non sono ancora, diciamo, non è forse ancora possibile coglierle, però alcune domande sono fondamentali, per esempio appunto la presenza del potere nelle relazioni di cura a diversi livelli, e per esempio la domanda sul desiderio, cioè in qualche modo un'altra domanda che ci stiamo ponendo è l'interrogazione come uomini sul nostro desiderio, ricostruire un nostro desiderio. Credo che in gran parte siamo in questo momento in una fase di decostruzione dei modelli, quindi, diciamo, stiamo così erodendo alcuni modelli di cui noi stessi sentiamo, diciamo, il carattere oppressivo. Delle risposte in positivo al momento sono spesso, diciamo,
così vaghe, nebulose. La risposta di base che a me viene da dare, per esempio, sul desiderio è che io e gli altri abbiamo un desiderio di relazione. E diciamo, anche questa è una formula ancora vaga, però è il mio attuale punto di partenza. Grazie. Relatori, e vorrei aprire il dibattito, quindi chiedere se ci sono domande dal pubblico altrimenti approfitterei subito per rilanciare una domanda a Simona Marino, ma in realtà una cosa su cui vorrei che si riflettesse, ecco, insieme a voce alta, ed è proprio quel legame di cui parlavi a proposito della maternità e follia. Follia come espressione più alta dell'autorità femminile. Mi interessa molto, insomma, che se puoi condividere con noi quelle che sono le tue elaborazioni rispetto a questo nesso. Sì. E in qualche modo, secondo me, c'è anche una relazione rispetto ai contenuti o comunque le analisi che tu hai, anche se è implicito, perché secondo me anche questo focus sul corpo della donna, il corpo biomedico, no? Sì, in qualche modo richiama anche un legame con la questione della follia legata alla maternità. Quindi mi piacerebbe capire come queste vostre due prospettive in particolare, come si possono articolare. Sì. A questo punto le raccogliamo. Volete? Sarò breve. Okay. Io mi sono interessata molto a quello che dice. Allora, approfitto per dire una cosa che non significa rispondere alla domanda, però ci tengo molto perché ci sono dei giovani presenti. E questa questione di maschile plurale è una questione che induce ad una attenta riflessione, perché molto spesso viene respinta proprio soprattutto dai giovani. E vi dico faccio subito un esempio di vita vissuta. Ieri ero nel trenino a Roma e dietro di me c'erano dei ragazzi. Uno di questi dice all'altro buone le fiorentine, e l'altro risponde le donne o le bistecche. Allora, questi due ragazzi, io sono convinta, perché qui non c'è nessuna forma di ideologia, che fossero delle persone buonissime, tranquille, dolcissimi, assolutamente curativi. Se io penso a mio figlio si prende cura delle foglioline che calpesta per terra o dei fogli di carta che mette in tasca. Ma la questione non è il singolo, la questione è una forma proprio culturale, un costume mentale che entra attraverso proprio i pori della pelle. Allora, dire ma le donne o le fiorentine è proprio l'espressione di questo. I ragazzi sono innocenti, ciascuno di noi è innocente. È la cultura che tuttavia induce e produce degli effetti che sono devastanti. Molti anni fa uscì un articolo del Manifesto che, a proposito di un convegno sul femminicidio, in cui c'era questa domanda fatale: tutti gli uomini possono uccidere una donna? Sì, c'è potenzialmente questa condizione. Mi ricordo che il mio compagno, il coautore di Amore Differenza Mondo, si autoaccusò scrivendo una lettera dicendo sì, io posso uccidere la persona che amo. Quindi insomma, è veramente un problema di carattere culturale che ci riguarda tutti. Io conosco il lavoro di maschile plurale e credo che sia veramente la scommessa del futuro di tutti quanti noi, sia di uomini che di donne. Detto ciò, arrivo qua, al materno. Spinoza diceva: nessuno di noi sa che cosa può un corpo. Sì, Spinoza diceva: nessuno di noi sa che cosa può un corpo, e mi ha fatto pensare a Spinoza quando hai parlato della malattia, cioè come una malattia qui nell'Occidente civilizzato è una malattia, magari in un altro luogo dove c'è un'altra storia, un'altra cultura, non è una malattia. E Spinoza diceva, e Spinoza è uno dei miei filosofi preferiti, un vero e puro materialista,
dove parlava di potere e di corpi, diceva che il corpo è una composizione di parti e questa composizione di parti è variabile. E sapete che cosa è la variazione che modifica costantemente il corpo? È l'entrare in contatto con un altro corpo. E il contatto con un altro corpo si dà sempre, cioè noi siamo sempre in variazione. Ci sono dei corpi che ci fanno male, cioè che modificano al negativo la nostra composizione. Se io mangio un fungo può essere velenoso, ma se un'altra persona, perché ha un'altra composizione delle parti del corpo, mangia lo stesso fungo, quel fungo può non avere alcun effetto negativo. Cioè il valore della singolarità, che è il valore della differenza di ciascuno, ma anche la fondamentale importanza della relazione, che è qualcosa da cui noi non possiamo mai uscire, anche se dovessimo stare in un'isola deserta, noi siamo sempre e comunque in relazione, a cominciare da noi stessi. Perché dico questo? Non lo so, ho perso il filo ma non fa niente. Torniamo, no, perché qui c'è un gioco, la questione del potere, ed è una questione molto importante, e mi ritorno a te. Non mi piacerà questa cosa che sto per dire. Le relazioni non sono mai simmetriche, togliamoci questa pia illusione, le relazioni sono sempre asimmetriche, sono relazioni di potere. Anche le migliori relazioni del mondo, qui il potere non è di per sé una valenza negativa. Quando Spinoza parlava di composizione e ricomposizione dei corpi a contatto con altri corpi, parlava proprio di potere e parlava di potenza, cioè noi perdiamo la nostra potenza di essere se entriamo in contatto con un corpo che ci danneggia. E sapete il danno da che cosa è prodotto? Dal fatto che io non conosco le vere cause che mi producono una modificazione negativa del mio corpo. Cioè, qui il rapporto è sempre un rapporto di potere, ma è un rapporto che può diventare negativo se io non ho la causa adeguata che mi ha prodotto la trasformazione, oppure può aumentare la mia potenza di essere se io ho la causa adeguata. Qui potere e sapere vanno di pari passo e a distanza di 400 anni ci ritroviamo con Foucault, cioè ci ritroviamo sul fatto che il corpo è un campo politico su cui si gioca il potere. Si gioca essenzialmente il potere maschile, è stato parlato di violenza, e quel potere maschile, senza arrivare allo stupro, è un potere che avviene anche attraverso la rappresentazione del corpo femminile, e questo è del tutto evidente. Il materno, e così concludo. Allora, il materno è il più grande potere che si possa immaginare, però qui devo fare un passaggio ulteriore prima di arrivare alla questione del materno. Io del materno mi sono sempre occupata, a partire da molti anni fa leggo un romanzo, io mescolo molto letteratura e filosofia. Questo fa sì che la filosofia non mi annoi in una maniera mortale, perché ci sono dei filosofi che lo sono, e mi consente anche quella che Derrida chiama la prossimità al vissuto, che solo la narrativa, solo la letteratura può restituire, e dunque inquino un po' la filosofia e sono molto felice di questa pratica di inquinamento, di mescolanza. Un racconto di Marguerite Duras che purtroppo non troverete, quindi, perché non esiste più, però ove mai ci fosse una fortuna, è tratto da un libro della vita che si chiama La vita materiale, pubblicato moltissimi anni fa. Questo racconto si chiama La casa e se avete la fortuna di trovarlo è la descrizione di un rapporto fra la donna, che poi è la madre di cui racconta la Duras, è questa casa, e di come l'economia di questa casa, dalle cose più minuziose alle cose più importanti, si regga sulle spalle di questa donna. Ovviamente all'interno della casa, qui la casa ha un valore materiale ma anche un valore simbolico, cioè è il mondo affettivo che questa donna costruisce come se fosse un guscio dentro cui si mette e magari ci muore. Però la questione è che in questo guscio lei mette al mondo e cura tutti ciò che gli sono, tutti coloro che sono intorno a lei.
Qui si pone un problema, perché io parlo di follia, perché c'è un modo per intendere la cura, sono passaggi velocissimi, mi dispiace, ma il tempo non è molto, c'è un modo di intendere la cura e c'è un modo di intendere il lavoro di cura, sono due cose diverse. Se noi pensiamo alla cura come lavoro di cura, noi pensiamo da una parte a qualcosa che può essere commercializzato, cioè quantificato, e dunque che appartiene a una mercificazione della relazione, ma pensiamo anche al lavoro di cura come qualcosa, e da questo punto l'accezione è tutta negativa, come qualcosa che giustamente istituisce una relazione di potere e crea un assoggettamento, una sottomissione. Io dipendo da te. Qui la dipendenza può diventare un esercizio vero e proprio di potere e il curatore può diventare colui che c'è una parola che non mi viene, andiamo dalla parte passiva, il curato, la curata diventa la vittima del carnesce, perfettamente. Allora, questa è una possibilità, però c'è un'altra possibilità che non sta nel lavoro di cura, nel senso del lavoro di cura, ma sta proprio nella cura, ed è, lui facciamo riferimento ad Heidegger, ovviamente il filosofo che parla della cura, Essere e Tempo dedica pagine meravigliose al tema della cura, come il nostro stare al mondo, la modalità attraverso cui noi esistenti esistiamo è la modalità della cura. La cura non nella forma del servizio, la cura nella forma del dono, la cura nella forma non di creare quella dipendenza, che è una dipendenza che produce assoggettamento, ma la cura della parte più nuda e più fragile della vita. Io credo che questo sia quel lavoro che non è lavoro nel senso che intendevo, ma che è quel resto, è un residuo, è un resto che però, se ci fate attenzione, è un resto invisibile, un resto che appartiene al tempo delle nostre vite, che nessuno di noi sa quantificare, nessuno di noi sa quantificare l'attesa che può stare nel corpo di una madre quando aspetta di notte che il figlio, magari con la moto, ritorni. Nessuno di noi può quantificare il tempo, perché il tempo si dilata, il tempo non è mai il tempo cronologico, il tempo dei sentimenti e del sentire non ha niente a che vedere con il tempo dell'orologio, e questo una madre lo sa benissimo. Nessuno di noi può quantificare la capacità di ascolto senza udito che una madre può avere nei confronti del figlio, magari se il figlio dorme nell'altra stanza e magari se è malato. Ma questo avviene anche se il figlio sta a 300 km di distanza. È un ascolto che è un sentire. Allora, come le vogliamo chiamare queste cose? Per me sono forme di amore, ma sono forme di cura, perché qui l'amore è totalmente gratuito, è totalmente donativo, non c'è scambio possibile. È un amore che è folle, proprio perché esce fuori dalla legge dello scambio, esce fuori dal fare una cosa per ottenerne un'altra. Non c'è nessuna forma di produttività, è assolutamente improduttivo. Per me l'amore materno, da questo punto di vista, è la forma più alta, perché rompe qualsiasi forma di immagine economicistica di relazioni. E questo, se ci pensate, tanto riguarda un microcosmo come la relazione familiare, tanto, e dovremmo forse imparare da questo, potrebbe riguardare un macrocosmo come il pianeta. Ma questo bisognerebbe cominciarlo a pensare insieme a coloro che non sono madri. Ultima questione, c'è un grande esempio nella storia della cultura occidentale di donna che rompe i codici, va contro la legge e viene condannata per questo, che è Antigone. E io vi invito, se vi dovesse capitare nella vita, di leggere l'Antigone come l'Edipo, che sta nell'Edipo a Colono, piuttosto che nella tragedia di Sofocle, che è... Vabbè,
non me lo ricordo in questo momento, l'età che avanza, perché l'Edipo a Colono è la storia di una relazione fra una figlia che accompagna il padre alla morte, perché sa che sta concludendo la sua vita, è un uomo cieco, e lei lo accudisce, ma quell'uomo non è solo il padre, è anche il fratello. Ed è qui c'è veramente una storia di grande cura e di grande attenzione, cioè Antigone custodisce il segreto di Edipo, ed è la stessa Antigone che lotterà per la sepoltura di Polinice e che dirà al re, che poi lo zio, il re di Tebe, che dirà allo zio che non vuole seppellire Polinice, suo fratello, gli dirà: io non seguo la legge dello Stato, la tua legge, ma seguo la mia legge, che è la legge del cuore. Questa figura di Antigone, che è una figura molto complessa, a cui veramente tutti hanno dedicato pagine a volte molto belle, a volte meno, fino ad arrivare alla Cannes, ma più recente a Judith Butler, è una figura che ci viene tramandata nella storia della nostra cultura occidentale con uno schema, che è uno schema molto interessante su cui riflettere, perché si ricollega alla questione della follia del materno di cui parlavo prima. Antigone viene raccontata come l'esempio dell'amore femminile da Hegel, niente proprio di meno che il più grande, che la prende ad esempio di come lei sia espressione e simbolo di un'eticità minore. Cioè l'etica del sentimento, l'etica di Antigone è inferiore e minore dell'etica maschile, perché cura il corpo del singolo, quindi si fa custode della memoria del singolo contro la legge dello Stato. Antigone non diventerà mai cittadina del mondo, cioè per Hegel significa la sua singolarità non sarà mai universale. Mentre l'uomo è cittadino del mondo perché in lui coincidono singolarità e universalità, dunque è espressione dell'interesse generale ed è cittadino dello Stato per questo, Antigone non è cittadina dello Stato, Antigone seppellisce Polinice, va contro le leggi dello Stato e viene condannata ad essere sepolta lei stessa, sepolta viva. Però Hegel ne riscatta il valore simbolico, ed è singolare la forma di riscatto che fa, perché ci dice: lei custodisce la donna, questo vuol dire, e il ruolo della donna ha un'eticità, che è un'eticità che custodisce, che testimonia, che tramanda, perché voi sapete che in tutti i popoli la sepoltura dei corpi e la custodia dei corpi significa tramandare una tradizione e quindi conservare la memoria. Antigone ha questo compito, compito fondamentale e importante, ma compito legato a che cosa? Alla cura della singolarità. Noi viviamo in una cultura dove non c'è cura della singolarità, perché se pensate semplicemente che nominare una guerra o nominare i respingimenti significa che muoiono migliaia di persone ogni giorno, quelle per noi non sono singolari, sono numeri. Cioè noi viviamo in un mondo in cui c'è cura dell'universale e non c'è cura del singolo. E io vorrei invece che vivessimo in un mondo di tanti Antigoni. Grazie. Per me è molto oggi molto importante. A parte che mi ha colpito molto il materno come espressione più alta della follia, che voglio dire spingerà a riflettere tantissimo, perché è molto ma per me è veramente questa roba che, cioè, la malattia può essere creata, sì, ho fatto la premessa che la malattia non esiste in sé, ma in determinati, ma in relazione all'ambiente. Però la cosa più drammatica è la malattia che oggi può essere creata da un sapere che poi diventa un potere. Cioè, nel momento in cui la medicina dice che la donna non è quello che è, non può essere quello che è, può essere invece malata.
nel suo essere quello che è. Certo. Cioè, nel suo essere, una donna in menopausa può essere malata, non ha il diritto di essere per quello che è. E questo è l'affermazione, è la creazione della malattia da parte di un sapere, medico socialmente riconosciuto come quello che dovrebbe invece curare le malattie, cioè quindi occuparsi della malattia, che invece non tanto, io credo che la mia riflessione è, non tanto in virtù del suo sapere che non azzecca niente, è in virtù invece del suo potere di essere l'espressione di una società e di una cultura patriarcale. Tra l'altro, non ho avuto modo di l'altro, il riflesso è di questo che è posto sullo stesso piano e di come una cura può essere meno efficace se basata su criteri scientifici, così come elaborati dalla medicina e dal pensiero occidentale, invece di una cura che è basata essenzialmente su un'empatia, su una, come si diceva, una simpatia. Brevemente, io nel momento in cui, perché questo poi non è una riflessione astratta, ha anche un riscontro oggettivo, un riscontro storico, perché nel momento in cui la cura della donna, vado un po' veloce perché ho visto il tempo, ma nel momento in cui la cura della donna è passata dalla cultura femminile, dal sapere femminile a quello maschile, cultura femminile che è stata sempre giudicata molto rozza, molto scientificamente molto rozza, molto approssimativa, però che cosa si verifica? Si verifica che, dice Margaret Stephen, che era una ostetrica, l'entrata degli uomini nel campo dell'ostetricia ha provocato una più elevata mortalità materna di quanto abbia salvato vite di gestanti. XVIII secolo, il passaggio si verifica nel XVII secolo. E un medico, addirittura Ignaz Semmelweis, quello che scoprì la febbre puerperale, addirittura dice: non sono le sale parti che bisogna chiudere per far cessare i disastri che vi si deplorano, ma sono gli ostetici che conviene farne uscire, poiché sono loro a comportarsi come vere e proprie epidemie. Cioè, quindi, quando è subentrata una scienza vera, una scienza medica, eccetera, si è verificato più danno dal punto di vista di salute, di cura, certo, eccetera. E non è tanto un fatto storico, perché ancora oggi mi fa molto riflettere, ed era un motivo di riflessione che volevo, volevo estendere a saperi diversi da quello mio, da quello biomedico, da quello stretto, è di come una scienza medica può decidere che quel corpo può essere non soltanto malato, ma può essere un corpo debole, un corpo che ha bisogno di aiuto. Cioè la medicalizzazione del parto, in fondo, nasce su queste basi, che tu non puoi partorire da solo, non ce la fai a partorire da solo, ma ti devo vicariare io con i miei strumenti, le mie ventose, certo, le mie eccetera. Cioè, a me sembra un concetto meritevole di una riflessione, di una forte riflessione critica, e fra l'altro da parte non di della scienza medica, ma da parte di una di altre, soprattutto di altri saperi, soprattutto quello filosofico. Non so se diciamo anche femminista. Barbara Duden ha scritto delle cose molto interessanti su questo. Sì, difatti Barbara Duden pone l'accento su un altro cambiamento valoriale fondamentale che si è verificato quando c'è stato il passaggio da una cultura all'altra. Cioè è sorto questo nuovo soggetto che prima non esisteva nella cultura ostetrica, cioè il feto. È emesso il feto, certo, che ha preso tale importanza. Cioè prima era semplicemente, quando la gravidanza era assistita dalle ostetriche o la donna stessa partoriva tra 10 mesi, 12 mesi, 15 mesi, i periodi di amenorrea erano molto frequenti, e partoriva non si sa che cosa, poteva partorire un figlio, ne poteva partorire due, poteva partorire una mola viscicolare, cioè poteva partorire un aborto, un feto morto, cioè era una parte biologica della donna. Poi invece è passato sotto
è emersa fondamentale questa figura del feto e la donna è stata sacrificata per il feto. E questo è il cattolicesimo. E questo è contro l'aborto. Poi si chiede come sia possibile che le donne abbiano accettato e continuano ad accettare. Infatti non l'hanno accettato, e l'hanno imposto. Antonella? Forse okay, ce l'ha già. No, intanto questo funzionerà? Sì, sì, devi solo. Allora, mentre vi ascoltavo, per cui io segnando nella mente dei passaggi anche lessicali, per cui la cura come follia, la cura come piacere, nel tuo caso la cura che forma. Allora, quello di stasera era un seminario a tema, era particolare, in realtà mi sono resa conto che dietro questo tema c'era anche una scommessa, come mettere in gioco i saperi, non in maniera forzata, ma attraverso interrogativi che riguardassero in fondo la mediazione, perché la cura è anche un entrare in mediazione, con gli ambiti anche disciplinari e con gli strumenti per cui si fa all'interno del sistema sanitario, condizione, mediazione e strumento. E questo l'ho trovato formidabile. Stasera devo dire, mi è sembrato per quanto complesso nelle sue articolazioni, ma anche disarticolazioni, che era un po' la scommessa dell'anno scorso per quanto ci riguarda, ma continua ad esserci sullo sfondo. Andare in qualche modo a rivedere, no? Il senso stesso del sapere, la sua costruzione storica, il suo farsi, il suo dirsi, il suo raccontarsi attraverso i linguaggi. Per cui vi riconosco stasera, ma direi che sono state bellissime anche le introduzioni, non solo ovviamente lo dico per affetto verso le amiche del centro, ma perché davvero mi è sembrato un passaggio fondamentale, anche in quello che era in Anna Rita l'esplicitazione del perdersi e trovarsi, che ho trovato straordinario. Allora, lo dico perché questo non risulti casuale, fa parte di un percorso. Di un percorso tutto aperto, tutto da riempire, tutto da definire, ma anche da costruire. Ma mi sembra, per i rimandi che io stasera ho ricevuto da tutti voi, un percorso prezioso, un riferimento letterario. Non so se conoscete la figura di Abbaccadora della Murgia, di Michele Murgia. Accapadora. Io faccio sempre questa operazione, e come non accettare quel termine. Che a me succede. E che cosa, non so se conoscete questo personaggio, questa figura che è di una potenza, perché lei è la figura che accompagna la morte, peraltro sarda, per cui ha a che fare, no? Ma in questo accompagnare la morte non c'è nulla di luttuoso, c'è la perdita, c'è la sconfitta, c'è il dolore, c'è il segno, c'è il taglio. Ma in questa figura che è ancestrale, evidentemente, raccoglie in sé, davvero mi sembrava, ci riflettevo adesso, che raccogliesse tutto quello, proprio in maniera incarnata, anche se letteraria, in traduzione letteraria, tutto quello che è emerso, pur anche come piacere. E lei è una madre, ma non è una madre, perché lei ha una figlia che non è nata da lei. Quindi è una sorta di sintesi letteraria, ma di straordinaria potenza, di tutto quello davvero che sembrava coincidere con gli elementi che hanno a che fare non solo con la conoscenza, ma col dare parola e col riassumerla. Va bene, basta. Sì, c'è Romana che vuole... una parola velocissima, anzi mi scuso perché è anche tardi. Va bene, ovviamente Antonella ha già detto alcune cose molto importanti, cioè che... Come è evidente, i quattro temi che avevamo individuato quest'anno sono temi per noi particolarmente importanti. No, veramente devo dire, insomma, innanzitutto veramente ringraziarvi, perché io ho trovato di una ricchezza straordinaria questo incontro transdisciplinare. Però mi ha confermato un'idea che io già avevo e che è stata la ragione per cui la cura è stato uno dei quattro temi individuati quest'anno. Cioè la cura è un tema che secondo me facciamo molto bene noi donne
anche appunto nei ruoli che rivestiamo e quindi nel caso specifico facendo questo mestiere strano, no? La filosofia, a acquisire come un tema del femminile. Perché, come Simona ha sottolineato molto bene prima, è un tema per eccellenza anche economico. Cioè in realtà noi rompiamo uno schema acquisendo questo come un elemento che rompe proprio come dire, l'orizzonte univoco, il paradigma singolo del mainstream, come si dice oggi, rompe il principio dell'economico, e anche economico per eccellenza. Simona l'ha descritto nella follia d'amore, dell'amore materno, ma la follia d'amore è la follia d'amore per eccellenza. Lo ha descritto Salvatore nell'idea appunto della rottura della dissimmetria intrinseca alle relazioni, come l'ha ridefinita Simona. Lo ha descritto altrettanto efficacemente Mario quando ci ha raccontato che anche le pratiche di cura, e quella la cura per eccellenza della medicalizzazione, sono di fatto una forma di potere, né più né meno che una forma di potere. Io volevo nel ringraziare le persone che sono qui stasera, che veramente hanno arricchito questa nostra così io penso insomma anche proprio conoscenza in maniera veramente decisiva, di ritornare per un secondo, ma veramente per un secondo tutti e tre, su questa domanda, ma anche provocatoria, naturalmente mi aspetto una risposta anche inversa, cioè possiamo ripartire da questo tema della cura e veramente riprendercelo, rimpossessarci della cura, proprio in direzione opposta e contraria a quella a cui ci costringerebbe l'idea che la cura, tu facevi riferimento ad Antigone, ma banalmente potremmo fare riferimento alla Gilligan, all'etica certo. della cura, altrettanto banalmente alla Tronto, come dicono i francesi, cioè alle politiche della cura. Insomma, ci vogliamo riprendere la cura e come dire, perché anche di quello stanno tentando di fare merce, una, come dire, un'operazione di egemonizzazione politica e culturale, tant'è vero che è entrato nel gergo della politica I care, no? I care, già vecchiotta, no? I care, già di qualche annetto fa, Veltroni, no? Si inventò I care. No, sì, no, ma voglio dire, dico, nel gergo, no, Domilani già... Sì, no, beh, l'origine, diciamo. Certo, però voglio dire nel farne anche lì un oggetto pubblicitario, no, ecco, io vorrei che voi tre, visto che insomma stasera ci avete veramente impartito tre bellissime lezioni, ci deste anche la possibilità di riprenderci questo tema, di farlo nostro. Quindi era una piccola provocazione anche per chiudere, credo, una discussione estremamente interessante. Grazie. Salvatore, sì. Ho parlato questo giro. Io ringrazio Romana. Riprendere il tema della cura come, diciamo, come tema politico, quindi direi come tema di cambiamento, eccetera, e anche in relazione all'economico. C'era una cosa che mi veniva da dire prima, e con l'intervento la domanda me lo permette, a mio parere. Nel riconoscimento e nel comprendere e dare valore alla cura, una problematica è quella del lavoro di cura, cioè come vediamo il momento in cui la cura, diciamo, si esplica anche in una prestazione professionale. E io credo che non solo la cura come dimensione esistenziale, come modalità delle relazioni sia, diciamo, disconosciuta, misconosciuta e non appunto valorizzata nella nostra cultura e società, ma anche il lavoro di cura, in cui è comunque possibile ed è estremamente frequente, diciamo, una buona pratica. Per cui, ecco, diciamo, la valorizzazione, diciamo, la dimensione politica, la valorizzazione sul piano politico di questo diverso paradigma rispetto
all'economico, l'economicistico, secondo me si confronta anche con un tipo di esperienza in cui c'è un aspetto di economico, ma l'economico non, diciamo, annulla tutta questa esperienza, che è appunto il lavoro di cura. E direi che è evidente come il lavoro di cura continua a non essere riconosciuto, cioè continua ad esserci almeno due messaggi sul lavoro di cura. Per esempio il lavoro di cura professionale nelle scuole, eccetera, appunto, il, diciamo, togliergli valore proprio anche con le risorse economiche, che può essere, diciamo, una modalità di valorizzazione che secondo me deve essere presente. E l'altro aspetto è, diciamo, per esempio, come interrompere o, diciamo, cambiare direzione a un circolo vizioso per cui c'è il mancato riconoscimento del lavoro di cura in quanto ha delle specificità, e anche in quanto è principalmente un lavoro svolto da donne. Allora, diciamo, questo è un circolo vizioso che non può diventare circolo virtuoso nel momento in cui si riconosce, diciamo, una retribuzione quando viene fatto da uomini. Quindi è difficile, diciamo, coinvolgere gli uomini nel lavoro di cura, e non può essere fatto riunendosi, ma deve essere fatto, diciamo, con le scelte individuali. Per esempio, la modalità che abbiamo trovato noi è quella della testimonianza, cioè far dire a uomini il positivo, il guadagno di senso esistenziale che hanno, diciamo, nell'essere educatori, nell'essere maestri di scuola, nell'essere padri. Quindi, diciamo, invece che, diciamo, una mobilitazione, proprio il dare veloce all'esperienza personale, quindi, vabbè, potremmo dire ancora al partire da sé, e al comunicare la propria esperienza. Risponderti in maniera seria implicherebbe molto tempo, perché è in gioco la politica, ed è in gioco la rappresentanza, il movimento femminista, e andiamo qui fino a domani. Quindi lasciamo perdere questo, ti posso solo dire che è una funzione di lotta. Allora, riprenderla significa che noi non dobbiamo riprenderci nient'altro che non noi stesse, cioè siamo noi espressione di questo, se riusciamo a compiere quel passaggio che dall'essere un soggetto nel mondo letto e riletto ad essere donne consapevoli di ciò che desiderano, e dunque a partire da sé. Allora io direi, se questo significa mettersi insieme e fare un lavoro su di sé e mescolarsi fra donne per crescere su questo partire da sé e su questa consapevolezza, sì, va benissimo. Dopodiché, prendersi cura del mondo significherà entrare in conflitto. Non c'è niente da fare, lo vedete nei partiti, lo vedete in quello che succede sotto i nostri occhi nei luoghi del potere, lo vediamo nell'università dove lavoriamo e sappiamo che cosa significa fare certe scelte. E vivere in una dimensione di conflitto permanente, però il conflitto diverte pure. Ci sarà un tempo di discutere, quindi ho detto così. C'è un protagonista fondamentale che deve rompere sulla scena della vita della donna stessa, che è sembra completamente assente, ha delegato completamente il proprio corpo alla gestione. Però questo discorso lo voglio fare da medico, nel senso che è uscita una pubblicazione recentissima in cui la principale causa di tumori sono la prima causa il tabacco, ed è, non è stata una sorpresa, si sapeva. La seconda causa è l'alimentazione. Per quanto riguarda le malattie, ognuno deve sentirsi responsabile del proprio corpo, e il concetto, il messaggio semplice è non ammalatevi, cioè la medicina oggi ci ha portato a conoscere, a sapere che la malattia
non è un evento così. Il 95% delle malattie sono malattie determinate dai nostri comportamenti e dall'ambiente. Quindi ognuno deve sentirsi responsabile del proprio corpo, della gestione del proprio corpo, e questa è una rivoluzione. Per esempio, certo, scompare, a mio parere fortunatamente, tutta quella grossa fetta della medicina che va sotto il nome di prevenzione, l'angoscia degli screening, sicuramente lo screening mammario, questo così mitizzato, diffuso, complicato, eccetera, si rivelerà il fallimento, il più grosso fallimento della medicina a breve, fa più danni che bene. Quindi un nuovo modo della medicina è un nuovo modo che vede la donna protagonista di se stessa, e voglio dire non soltanto nella malattia, ma nella sua biologia, nell'espressione della sua biologia. Questa delega agli altri, io l'ho chiamato il giudizio sul suo corpo, no? Che tu non sei normale, qualcuno che ti dice che non sei normale, ma anche qualcuno che ti dice quello che il tuo corpo può fare, è in grado di fare, deve fare o non deve fare. Grazie.